Eravamo appena seduti, ci stavano mettendo il tovagliolo sulle gambe, mia figlia e mia nipote, e che mi ha detto: nonna, oddio che bello, mi sembra di essere Rose del Titanic. E io sono rimasta un presagio, no? E allora abbiamo sentito un urto, io, mia figlia e mia nipote ci siamo guardati, sai quando uno si guarda senza espressi, senza dire niente, non poter parlare? Subito dopo uno scarrocciamento forte, 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 e sono cominciato a volare piatti, bicchieri, a correre, a cadere, perché si scivolava sul vino, sull'olio, di tutto. E quindi è stata una tragedia. Ma io poi siamo stati un'ora sul ponte, no? E chi si strappava il giubbotto e chi correva, perché ognuno che si salvi chi può, insomma, alla fine. E io sono caduta tante volte, mia figlia mi rialzava, io ricadevo perché stavo scalza, scivolavo. È stata una cosa allucinante, allucinante. E la colpa è soltanto di una persona. Ma non ce l'ha. Fugge proprio. Allora, si è inclinata, piano piano hanno cercato di raddrizzarla e io dicevo: oddio, meno male, c'era un marittimo vicino a noi che se ne intendeva. Abbiamo detto: ma adesso? Sì, adesso stanno cercando di rimetterla. No. Subito dopo ha cominciato a piegarsi e noi ci dovevamo reggere per non cadere. Quindi siamo stati troppo fermi, nessuno che ci diceva niente. Non è che è passato un ufficiale e ha detto: tranquilli, adesso c'è stato... Qualsiasi cosa potevano dire, qualsiasi cosa. Anzi, ci dicevano: andate nelle vostre master fashion, così ci dicevano. Quindi è stato... Qual è stato il momento in cui ha avuto maggiore paura e maggiore preoccupazione? Quando eravamo... Allora, mentre correvamo, per cadere non ci ho pensato, sempre paura. Mentre eravamo sul ponte inebetiti ad aspettare che qualcuno ci aprisse lo sportellone, e là è stato tutto un urlo, io e mia nipote insieme agli altri, io urlavo e mia nipote altrettanto. Quello è stato l'attimo, ho pensato di morire, sì. Immagino ci sia voluto del tempo per riprendersi da... Ma ci siamo dovute curare, c'è voluto del tempo perché siamo state traumatizzate, tutte e tre. Mio nipote non prende l'ascensore, pensa un po', non ce la fa. È stata fatta giustizia secondo lei? No. Troppo poco. Infatti si diceva che fra poco esce, quindi per me non è giustizia. Ti volevamo andare a visitare la chiesa dove quella notte ci ha accolto il sacerdote, ci ha dato le coperte, ha staccato le tende, quindi siamo molto grati alle persone del Giglio, molto molto, hanno aperto i bar, hanno aperto i tabaccai che volevamo fumare, non sapevamo cosa fare, ci siamo sistemate per terra e abbiamo dormito là.